afferra la sua offensiva, Dino De Laurentiis, deciso a vincere la battaglia del cinema. De Sica e Bolognini, Monicelli e Bennati, Colletti e Grillet sono i suoi generali assieme a Rossellini, Gassman e Visconti. Cesare Zavattini e altre grandi firme della cinematografia italiana assistono all'insediamento del nuovo Stato Maggiore. Alberto Sordi sorride soddisfatto, ha un suo piano. Ne ha uno anche Gassman e, chiacchierone com'è, lo rivela ai nostri operatori. Dunque finirò la mia stagione teatrale alla fine di maggio. Comincerò subito un film dal titolo, almeno provvisorio, La Marcia su Roma, in cui sarò in coppia con Ugo Tognazzi. E poi ne farò un altro. E non è escluso che quest'altro coincida con il mio esordio nella regia cinematografica. L'idea viene un po' a ruota, diciamo, dello spettacolo che sto facendo quest'anno, in cui io rappresento in scena circa 9 registi, quindi mi è venuto in mente che in fondo la funzione migliore del regista è dietro la macchina da presa, e non è escluso che tenti il passo. Lo farò così, il più coscienziosamente, il più modestamente possibile. Cosa posso dirvi? Ho 2 o 3 progetti ancora non quindi definiti sulla scelta ultima, ma certamente il film non supererà il costo di 5 miliardi, nonostante che lo faccia De Laurentiis, e io non vi rappresenterò più di 12 o 13 ruoli. Insomma, su un piano di umiltà come è nelle mie consuetudini. Ma se fa tutto lui, sembra dire Alberto Sordi, io che faccio? I quattrini e basta.